abbiamo le materie prime, non abbiamo il petrolio, non abbiamo tante cose che fanno tradizionalmente la ricchezza dei paesi. Quali sono i nostri giacimenti di petrolio? I talenti dei nostri giovani, il merito dei nostri studenti italiani. Ecco i nostri giacimenti di petrolio, ecco le nostre materie prime. Siete voi ragazzi, grazie, grazie, perché siete veramente la speranza d'Italia e la speranza di Lombardia. Viva il merito, viva i ragazzi di merito, viva le persone di merito, viva i talenti che costruiscono una società diversa. Il merito unisce, il merito unisce, il merito unisce. Certo, appunto, in una società, in un'epoca in cui invece il merito sembra ancora qualcosa di cui vergognarsi, bisogna cambiare le cose. Bisogna fare, non voglio usare una parola troppo grossa, ma credo che in questo caso sia giusta. Bisogna fare, veramente fare, la rivoluzione del merito. Bisogna fare la rivoluzione di una società in cui il merito conti. Ragazzi, datemi una mano perché io voglio costruire una regione in cui il merito sia quello che decide. Voi sapete che dall'accento si sente che non sono lombardo. Quindi a un certo punto dici, ma che ci sta a fare questo qui, qui? Però io ho la cittadinanza onoraria milanese. E ho avuto dei grandi insegnanti, non solamente a Napoli, ma dei grandi insegnanti a Milano. Quindi io non vengo dalla Royal Academy of London, non vengo dalla Hochschule di Vienna, non vengo dalla scuola di Dresda o dalla scuola superiore di Parigi. Io sono un figlio della cultura lombarda e italiana. Grazie maestro, diamo merito all'orfamento del maestro Riccardo Muti. Noi dobbiamo tutti lavorare per fare in modo che quando voi tra alcuni anni arriverete al mercato del lavoro, questo sia un paese diverso, che non fa andare avanti per raccomandazioni, che non fa andare avanti per conoscenze, ma che invece premia le persone che meritano come voi. Io voglio prendermi un impegno con voi, farò tutto il possibile, per quanto compete il mio ruolo, per far sì che il mercato del lavoro, le imprese, questo paese cambi.